il tema dei frontalieri, cioè chiudiamo, dopodiché poi quelli fanno su e giù, con loro come ci comportiamo ogni volta 5 giorni di quarantena per i non vaccinati? Prego, sottosegretario. Allora, innanzitutto credo che non sia corretto parlare di chiusura nei confronti del nostro paese, non c'è nessuna chiusura, viene semplicemente chiesto un tampone 24 ore prima e giustamente e correttamente chi non si è vaccinato deve stare in quarantena, perché vede, noi abbiamo una situazione nel nostro paese che fortunatamente è diversa rispetto ai paesi che ci circondano europei e credo che sia dovere di uno Stato garantire e tutelare la salute dei propri concittadini e mi fa anche un po' sorridere che una forza politica che in passato ha sempre criticato un'Europa che si intrometteva sulle scelte del paese, nel momento in cui un paese in maniera legittima decide di porre in essere delle decisioni, delle scelte per tutelare i propri confini, la propria salute dei propri cittadini, e credo che invece dovrebbe essere apprezzata. Detto questo, per i transfrontalieri non cambia nulla, quindi e per loro ovviamente sempre nel limite dei 60 chilometri, così come era previsto in precedenza, che deve spostarsi per motivo di lavoro o quant'altro, ovviamente viene garantita la possibilità di poterlo fare senza restrizioni, così come anche era previsto in precedenza. Anche se non hanno il vaccino? Beh, se non hanno il vaccino non possono andare a lavorare nel nostro paese di fatto. No, ho capito, però possono passare da una parte. Non abbiano neanche bisogno di spostarsi. No. Beh, ma senza, ripeto, chi si muove per motivi di lavoro e deve tornare nel nostro paese già oggi ha difficoltà allo spostamento a prescindere dall'ordinanza entrata in vigore, quindi per loro non cambia sostanzialmente nulla. No, aspetti, perché sicuramente sono Prego. Io che non capisco bene, però al momento in Italia io al lavoro ci vado anche col tampone. I non esatto. vaccinati che vogliono venire in Italia dalla Francia, no? arriveranno e dovranno fare una quarantena. I frontalieri che arrivano dalla Svizzera e non sono vaccinati devono fare una quarantena o basta il tampone? Devono fare una quarantena, ma guardi che anche esistono loro? Provvedimenti anche degli altri paesi europei per quanto riguarda i frontalieri. La Francia, ad esempio, anch'essa ha messo in atto delle deroghe per i transfrontalieri. Ovviamente il problema del confine non è mai un problema che riguarda un solo paese, ma sempre due paesi. Quindi sotto questo aspetto ci sono delle condivisioni, delle misure che sono state prese in passato e che verranno continuamente applicate anche in futuro. Quindi, ripeto, sotto questo aspetto viene garantito il diritto al lavoro e il diritto allo spostamento. Quindi per loro non vale la stessa regola, ho capito bene allora? Cioè loro sì. non devono fare la quarantena, anche per se non sono vaccinati. Ok, no, esatto. Appunto cercavo di capire.